preside fa un po' più di luce, per cui più che parlare di fondatore o altro mi fa sorridere, no? Mettiamo con fondatore. Ringrazio il preside e lo scuso per avermi quasi forzato ad accettare il suo invito. Quando me ne ha parlato, non lo dicevo. Esprimo l'intenzionalità che mi guida in questo intervento con le parole che il documento per vino nuovo o trinnuovi adotta in riferimento alla vita consacrata. Dice così: per guardare avanti e camminare nello spirito di rinnovamento voluto dal Concilio, un po' di storia, io dico nel nostro contesto un po' di memoria, può illuminare e confermare il cammino, sia quello percorso vissuto in questo mezzo secolo, illuminare anche il cammino successivo. Per capire un po' le origini dell'Istituto Teologico San Tommaso, ritengo importante, se non necessario, tenere presente il contesto in cui quello che è stato accennato all'inizio dal preside, l'inizio di questo istituto, si è potuto realizzare. E gli anni degli inizi dell'Istituto Teologico San Tommaso coincidono con un periodo storico ricco di fervore, ricerca, rinnovamento, confronto, contrapposizioni, lotte che hanno segnato il contesto ecclesiale, culturale e politico. Sul piano ecclesiale, il Vaticano II, che Papa Giovanni XXIII ha presentato come una nuova Pentecoste, e in realtà questo l'abbiamo respirato, basta pensare alla riforma liturgica, al movimento biblico e a quello ecumenico, che non erano oggetto di studio. Toccavano la nostra vita quotidiana e la toccavano in modo concreto, non dispute. Quando si pensa un po' al rinnovamento liturgico, alla riforma liturgica, qui a scuola, ma il discorso si rifletteva in modo più forte a livello della nostra comunità tra Monsignor Amoroso, che era il trascinatore, no, per me, e qualche altro che magari insegnava liturgia, anche se non era titolato, o l'aveva insegnato in passato altrove, che aveva altre posizioni. No? Questo non era un po' la nostra vita. Non sono, certamente in questo periodo, sul piano ecclesiale, non sono mancate situazioni di tensione e di polemiche a motivo in modo particolare dell'umana vita, eppure a un differente livello, le controversie sul catechismo olandese. Sul piano politico, l'attenzione alla primavera di Praga da parte dei giovani, l'omicidio di Martin Luther King e soprattutto il movimento studentesco da cui venne la de denominazione di Il 68, che viene definito come un crinale epocale che ha segnato una frattura sul piano culturale, sociale e antropologico. Dal punto di vista culturale, nelle università circolavano soprattutto due volumi, La peste di Camus e poi di Marcuse, L'uomo ha una dimensione, non è il caso adesso di andare, ma i contenuti, il messaggio di questi due scritti, di queste due opere, erano Camus come sotto forma di racconto e di romanzo, le idee che erano molto accolte ed elaborate anche a livello poi cooperativo dal mondo soprattutto dei giovani.
nulla del presente, ecco, in questo contesto ampio, nulla del presente poteva essere dato per certo. Tutto doveva essere messo in discussione con conseguenti estremizzazioni radicali. Rapporto padre figli, autorità coscienza, istituto profezia, diverse di questi elementi contrastanti. Questo periodo, che da alcuni è stato vissuto con l'entusiasmo viscerale di chi voleva cambiare il mondo e credeva nella possibilità di cambiare il mondo, ciascuno però secondo la propria visione di questo cambiamento, da altri invece veniva osteggiato o considerato pericoloso per timore che venisse sconvolta l'ortodossia, la tradizione e l'identità della Chiesa. Di questo periodo, preso nel suo insieme non solo dal punto di vista ecclesiale, il Cardinale Martini nel 2001, guardando appunto, rievocando gli anni 60 e 70, notava la noncuranza e la leggerezza ostentata anche da chi avrebbe avuto la responsabilità di giudicare e di punire rispetto ad atti minori di vandalismo e disprezzo del bene pubblico, ha aperto la via a gesti ben più gravi e mortiferi. Ricorderemo il terrorismo nelle sue varie forme, anche quelle esasperate. In questo contesto così vario fiorirono tante iniziative di gruppi e movimenti ecclesiali o anche di gruppi e movimenti di altra estrazione al di fuori della Chiesa, con la presenza di relatori e testimoni notevoli. Per esempio a Messina c'erano, no, Messina solo, comunque cristiani per il socialismo, no? E gruppi così impegnati da questo punto di vista. Delle figure che io ricordo che vennero in quegli anni, Carlo Carretto, il cardinale Pellegrino, e comunque la settimana teologica che è stata nominata poco fa ha portato a Messina tanti relatori di grande significato, di grande rinomanza. Ecco, in questo contesto si pone la vicenda dell'Istituto Teologico San Tommaso. Al di fuori di questo sfondo, che ho cercato di un po' tracciare brevemente, sarebbe incomprensibile cogliere la costituzione e il senso e il significato dell'Istituto Teologico San Tommaso, sia nella dimensione accademica, sia come esperienza di Chiesa. Un po' dopo che ho lasciato il San Tommaso, anche andando altrove, quello che mi portavo dietro era questo. Sì, Sua Eccellenza Monsignor ha tracciato questo percorso, no? Ma qui in realtà, oltre a quello che si studiava, si faceva un'autentica esperienza di Chiesa, perché la comunità scolastica era costituita da studenti italiani e stranieri, studenti diocesani provenienti dalla diocesi di Messina e altri provenienti da varie diocesi, religiosi e religiose di varie congregazioni, e poi laici numerosi, molti, che il numero è andato aumentando, crescendo, all'inizio c'era forse uno o due così, ma poi il numero è cresciuto. Questi laici, molti mossi da interesse per l'insegnamento della religione cattolica, altri semplicemente dall'intento di una più attenta, più seria, più profonda formazione personale che potesse essere messa poi a servizio della comunità ecclesiale da cui proveniva. E sempre in questo contesto, per la felice intuizione di Nunzio Fasola, che era veramente una figura di profeta, non nel senso che indovinasse, ma quello che il Concilio Vaticano II aveva espresso, lui ha cercato di tradurre in prassi, al di là dei documenti. Penso che per molti, attraverso il suo ministero episcopale, si è colto il messaggio
del Vaticano II più che non attraverso lo studio dei documenti. Dicevo che la prima edizione di Monsignor Passola, per la sua santa tenacia nella logica comunionale del Vaticano II, l'Istituto Teologico San Tommaso fu la prima realizzazione di questo genere in Sicilia, perché credo che a questa si rifecero poi, perlomeno come riferimento, sia la Facoltà Teologica di Palermo, che credo anche lo Studio Teologico di Catania. Della Facoltà di Palermo sono sicuro, perché è venuto qui a rendersi conto della situazione, a parlare in un lungo dialogo, il Monsignor Cristino Valenziano, che era stato incaricato di dar vita alla Facoltà di Palermo. Quindi anche da questo punto di vista credo che l'Istituto qui, questa istituzione di Monsignor Passola, abbia avuto una ricaduta oltre quello che forse potevamo immaginare. Sostanziale è stato il rinnovamento accademico richiesto nell'Istituto da molte istanze, soprattutto dovute al Concilio. È reso possibile per la più rilevante presenza di docenti di differente formazione e di differente estrazione, sia teologica che pastorale. I docenti venivano, oltre che da diverse provenienze di comunità, di ambiente, ma anche gli studi fatti a Roma erano stati fatti presso unità diverse. Quindi l'apporto non era a senso unico, era molto vario. Quindi questa varietà di studenti nel seminario della diocesi, salesiani, cappuccini, docenti esterni, e per l'immissione di nuovi docenti di recente formazione teologica presso diverse unità ecclesiastiche romane. Credo una cosa che sia interessante da notare è che diversi docenti, mi riferisco in modo particolare ai cappuccini, ma non solo a loro, venuti meno i loro studenti qui a San Tommaso perché si misero d'accordo le tre province per mandarli a Palermo tutti quanti, continuarono a insegnare, perché si era instaurato un clima tale per cui non si veniva perché bisognava venire, ma era diventato un po' un contesto di vita dove si trasmettevano valori interessanti. E qui affiora il ricordo di figure altamente significative di veri maestri per sapienza e autorevolezza, che sono ricordati nel numero commemorativo di Itinerarium. Ho visto che l'abbiamo fatto con il capitano che è stato nominato, ma non c'è un po' responsabilità mia, in parte, una figura che ha attratto grande simpatia, Monsignor Di Giovanni, che chiamavano gli studenti Papa Giovanni, il Papa Buono, per la sua, pur essendo anziano, aveva un aggancio con gli studenti molto interessante. Nell'affrontare questa impresa del dar vita all'Istituto Teologico, tutti, rispondendo al progetto originario promosso da Sua Eccellenza Monsignor Passola, si ritrovarono concordi nel lavorare corresponsabilmente al di là di ruoli o incarichi specifici per dare risposte significative all'urgenza fortemente avvertita di rinnovare i programmi e gli ordinamenti delle discipline, adeguandoli alle istanze e ai contenuti teologici del Vaticano II. Un ulteriore impulso a questo movimento, a questo processo, è stato dato dal passaggio strutturale del quadro globale degli studi teologici, filosofico-teologici, perché in un primo momento lo sforzo era stato, tenendo l'impostazione che c'era 4 anni più 1 tra teologia e filosofia, quindi si è fatto una fatica, uno sforzo notevole per adeguare i programmi al Vaticano II, testi appunto
ce n'erano pochissimi, però circolavano molte dispense, molti altri sussidi. E sopravvenne a questa impostazione, quella voluta dalla dal Dicastero dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica, non più 4 più 1, ma 3 più 2. 2 di filosofia e 3 di teologia. Questo per noi è stato, ha scombussolato tantissimo le cose, perché noi avevamo trovato una sistemazione che ci soddisfaceva non solo noi docenti, ma anche gli studenti. Rifare tutto quanto, devo dire, abbiamo noi fatto delle resistenze a questa. Alla fine si è dovuto cedere, perché siccome si era avviato il processo di affiliazione in vista poi della aggregazione, ci dissero chiaro a Roma: o procedete oppure lasciate stare aspirazioni, sogni, visioni. Per cui siamo dovuti impegnare, e per me è stato un fatto anche molto positivo, perché ulteriormente ci siamo dati a questo sì. Bene, l'insieme di questi elementi ha avviato e favorito un clima di innovazione e di ricerca largamente partecipato, pur se con posizioni e intensità differenti da parte dei docenti, che però ebbero una fecondità di qualità sugli studenti. Difficile riportare il clima di fervore e di entusiasmo suscitato soprattutto sul piano progettuale accademico, che si dilatava nella condivisione relazionale e nella intraprendenza degli studenti, sia nello studio della teologia e della filosofia, sia con iniziative di conoscenza e di contatti, con anche discussioni con le rispettive comunità di appartenenza. Non c'è il tempo, ma avrei esperienze molto interessanti da questo punto di vista, perché dalla lezione, dallo studio della Bibbia, no? Poi dietro l'istanza di altre letteratura popolare, di Mesters e così via, gli studenti stessi si riunivano presso comunità diverse di studenti che frequentavano per passare non in contrapposizione, ma come complementarità, a fare esperienze guidate da questo punto di vista. L'apertura al rinnovamento era oggetto di conversazioni, di incontri informali, di gruppi, di commissioni o sottocommissioni, per riflettere e discutere i vari ambiti di un processo che, pur condiviso nei criteri generali e nelle premesse, si complicava quando si doveva passare alla fase decisionale attraverso ipotesi, tentativi di ripensamento e riordinamento di discipline, proposte di interdisciplinarità. Ritengo che si possa applicare a tutto questo complesso lavorio quanto osservava Don Aronica a proposito del centro di pedagogia catechistica che si aggiunse successivamente. Dice così Don Aronica: si sa che è difficile mettere d'accordo gli intellettuali, e i professori del San Tommaso appartengono a tale categoria, perciò sono perdonabili se tornano ripetutamente a discutere sulla fisionomia da dare al centro catechistico. E come solitamente accade in queste dinamiche, dice ancora Don Aronica, alla fine si conclude con un gruppo ristretto che elabori una qualche proposta che si metterà ai voti. Io aggiungo, alla luce dell'esperienza, sempre che l'ultimo gruppo creato in funzione di una decisione alla fine non rimetta tutto in discussione, rimandando a un ulteriore gruppo o appellandosi per la decisione all'ultimo responsabile, il preside o altra autorità superiore, che era la cosa più rifiutata, perché scattavano i criteri di democrazia, di partecipazione, di corresponsabilità e così via. Forse viene da sorridere, eppure penso di poter affermare che per coloro che ci siamo stati in quegli anni si è vissuto un fervore di partecipazione, di ricerca, di speranza,
di sperimentazione, di confronto, a volte sereno e a volte accalorato, eufemismo, che esprime, che espressione sì, di vitalità, di apertura, ma direi soprattutto di passione. C'era tanta passione in quello che dicevamo, che discutevamo e che poi dovevamo tradurre concretamente. Pur se non sempre e non da tutti condivisa questo processo, che però mai cadeva nella frustrazione o nella resa, non esisteva questo. È vero che non sempre si era lucidamente consci di possibili rischi, la passione per il rinnovamento che a volte o per alcuni poteva scadere in contestazione vuota del passato, l'esigenza di una partecipazione, di una fraternità in contrasto con qualunque concezione che potesse minimamente avere riferimento a un ordinamento gerarchico, la messa in questione di componenti indiscusse nella vita ecclesiale religiosa. Erano argomenti che causavano tensioni o scontri. Per esempio, quando c'era un'altra pubblicazione, l'obbedienza è una virtù? Non era interrogativo, era un interrogativo molto semplice. No, è solo un esempio, no? Oppure autorità e coscienza, istituzione e profezia. Ma proprio in questo sfondo è maturato e si è fermato l'esercizio del dialogo, che se da alcuni veniva, poteva essere strumentalizzato, per molti divenne con fatica uno stile di comunicazione, di relazione, di comunione, nel rispetto reciproco del pensiero e delle opinioni altrui. L'enciclica di Paolo VI, Ecclesia Sua, molto in realtà sapata, ed era un punto di riferimento. Ripercorrendo, concludo, questa mia esperienza, il primo sentimento è quello della riconoscenza al San Tommaso, docenti e studenti di quel tempo, anche del tempo successivo, per quanto ho potuto ricevere negli anni della mia permanenza e del mio servizio. Devo molto, moltissimo a questo, sia ai docenti e molto di più, nel senso in cui lo intendo agli studenti, perché tu dovevi stare attento a quello che dicevi. Le parole, dovevi pensarle, bastava una parola detta fuori posto e scoppiava. Allora questo per me è stato un esercizio interessantissimo e fortissimo, di grande significato, no? questo dialogo che non scadesse. Inoltre alle congratulazioni, per quanto si è continuato a realizzare in questi 50 anni, unisco l'augurio che il San Tommaso, in tutte le sue componenti, ancora oggi, in tempi differenti ma con problematiche e istanze che hanno una certa analogia con quelle di 50 anni fa, mi sembra, siano animate, queste componenti del San Tommaso, dal clima di dinamismo, di entusiasmo, di desiderio di ricerca, di corresponsabilità, di passione, di apertura alla speranza, che hanno segnato i primi anni di questa storia.